I dati relativi alle rapine sono in linea con l'anno scorso e con l'anno scorso si registra rispetto agli anni precedenti un calo complessivo della delittuosità di questo tipo, anche abbastanza sensibile. In questi giorni si sono verificate alcune rapine su cui stiamo facendo le nostre indagini. E ovviamente l'andamento di questo tipo di delittuosità è soggetto a delle variazioni, dei picchi anche in determinati periodi dell'anno. Quindi è possibile, come è accaduto anche in passato, che con l'approssimarsi delle feste possano verificarsi gli episodi. Per quanto ci riguarda, noi ovviamente siamo impegnati quotidianamente sul territorio con i nostri servizi preventivi antirapina, cioè focalizzati in maniera specifica a tentare di prevenire questi eventi, e questo lo facciamo ogni giorno. Non c'è solo la prevenzione, noi poi siamo chiamati anche a svolgere le indagini sugli eventi, e in questo abbiamo bisogno, ecco, la disponibilità di immagini è senz'altro essenziale per poter comprendere ciò che è successo e cercare di individuare gli autori. Quindi sicuramente gli esercenti dovrebbero pensare di dotarsi di sistemi di videosorveglianza efficienti, che poi possono risultare molto utili per le indagini.